Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di alcuni prodotti che serviranno a rendere la vostra casa più smart e miglioreranno anche la vostra vita. Si tratta di prodotti di diverse tipologie, ognuno di essi ha una caratteristica particolare che può più o meno servirvi, ma a mio avviso spiccano nella loro categoria perché veramente mi sono piaciuti, sono anche di brand ben noti che io ho recensito in passato, quindi mi sento di consigliarveli tutti qui in questo video. Ah, prima di proseguire, piccola nota, c'è un prodotto che è prettamente dedicato alle donne. Vi piace? Questo è l'iPhone 5, ve lo ricordate? Se siete amanti di Apple, sicuramente sì. Questo è il nuovo quadro che ho ricevuto di Grid Studio, che è un prodotto veramente ben fatto. Non è la prima volta che vi mostro un quadro del genere, perché come ben sapete, come sto mostrando, io già ho un quadro simile appeso. Volevo mostrarvi l'ultimo che ho ricevuto, iPhone 5, perché sto iniziando questa collezione e secondo me in una casa è veramente bello avere una collezione simile, soprattutto se siete appassionati di tecnologia di Apple. E voglio dirvi che grazie al codice sconto del 20% GA20 che trovate qui sotto in descrizione potrete risparmiare anche il 20% sull'acquisto. Ma adesso mettiamo via questo, naturalmente non l'ho lanciato perché voglio parlarvi di un depuratore d'aria. Proscenic, vi ricordate questo brand? L'ho già testato altre volte, realizza bei prodotti per la casa, elettrodomestici, aspirapolvere senza filo, ma anche purificatori d'aria. Io ho già testato il Proscenic A8, questo vi sto mostrando è il Proscenic A9, un purificatore in grado, grazie al suo filtro HEPA, di rimuovere odori gradevoli o particolari, polline, fumo, polvere, insomma, migliora la qualità dell'aria della vostra casa. Facciamo una breve panoramica, adesso è spento, infatti è su off. Vi voglio far vedere i pulsanti che trovate qui su. Allora, con questo, tenendolo premuto 5 secondi, potrete bloccare i pannelli. È quindi un pulsante per i bambini, per evitare che quindi possano premere questi pulsanti a loro insaputa. Da 1 a C, cosa significa? Questa è è il timer, quindi 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore, C oltre 8 ore, ma impostabile solo tramite app. Qui si accende, qui invece potenza della ventilazione, la luna è la modalità notte, potenza 1 2 3 4. Questa abilita invece la modalità automatica, che è anche la mia preferita perché è lui a gestire il tutto. Accendiamolo, abbiamo acceso, lui inizia subito il calcolo per capire com'è la qualità dell'aria. Ci sono 4 colori differenti, dal verde al rosso, a seconda di quanto appunto l'aria non è pulita e non è secondo lui ben respirabile. Indicatore della wifi significa che è pronto a ricevere segnali wifi tramite app. Adesso ha calcolato la qualità dell'aria verde, quindi fortunatamente vive in un ambiente dove la qualità dell'aria è buona. Con questi LED capirete quali sono le impostazioni che sono state in questo momento adottate. L'aria, come potete sentire, si sente modalità livello 3, quindi ben potente adesso la ventilazione, perché ho impostato auto. Dopo un paio di secondi lui ha capito che l'aria è buona, guardate, ha cambiato subito a modalità 1, quindi già la ventola è molto più silenziosa, addirittura modalità notte sarà proprio silenziosissima. L'altro prodotto del quale voglio parlarvi è questo spazzolino elettrico smart, buona alternativa di Oral-B, si chiama O'Clean. Anche in questo caso ho veramente testato tante volte questi spazzolini. Questo è l'ultimo arrivato, X-Pro Elite, adesso ve lo vado a mostrare meglio. La prima cosa che voglio mostrarvi, ragazzi, guardate, posso tenere, o meglio potete tenere come volete voi, questo spazzolino vicino al muro, vicino al mobiletto, perché c'è una basetta magnetica, mi ricorda il MagSafe di Apple, basta appoggiarlo qui e di gioco è fatto, quindi veramente bello. Io ho deciso di metterlo qui vicino al mobiletto, ciao, questo sono io, così posso prenderlo quando voglio. Questa invece che vi sto mostrando è la sua basetta di ricarica, guardate, anch'essa mi ricorda molto il MagSafe. Ragazzi, poi guardate questa figata, questo è il MagSafe di Apple, guardate che succede se io poggio su lo spazzolino,
ha iniziato a ricaricarsi, cioè è incredibile. Potete caricarlo anche sul MagSafe. Adesso vado a far vedere come funziona lo spazzolino. Allora ragazzi, noi qui abbiamo tutte le informazioni e possiamo fare uno swipe dall'alto al basso per entrare nelle varie modalità. Adesso alcune modalità sono sovrascritte, quindi credo sia un problema di software che verrà risolto. Io ho impostato con l'applicazione, perché l'applicazione è veramente molto importante, un programma di sbiancamento oltre che di pulizia. Quando premete qui su una sola volta state confermando l'operazione, e in questo caso io ho confermato di voler iniziare a pulire i denti. Guardate come trema, quindi non c'è un movimento circolare ma un movimento di vibrazione intensa. Lui mi sta calcolando in modo automatico quanto dovrei lavarmi i denti per avere, diciamo, lo sbiancamento nel tempo che io ho deciso di ottenere. Parliamo di ben 2 minuti e 30. Ripremendo si blocca tutto in questo modo. Se voi per 15 secondi non premete nulla, lui si spegnerà. Quindi non c'è un pulsante per spegnerlo, ma si spegne in automatico da solo. Adesso vado a farmi una bella lavata di denti, ci vediamo tra un po'. Io faccio quello che devo fare, voi in 2 secondi avrete già il video skippato in avanti. Ok, tutto fatto. E adesso, come vi ho fatto vedere prima, posso appenderlo in questo modo. Che bellezza, questa cosa mi piace tantissimo. Un'altra cosa che voglio mostrarvi è che questo è quello che vi sto facendo vedere in questo video, quindi il nuovo Oclean Pro X Lite. Questo è il precedente modello, nel design sono molto simili, però il nuovo è leggermente più alto ma anche più largo, e poi c'è un effetto ruvido in mano che secondo me lo rende migliore di questo, che è completamente liscio. A differenza di Oral-B che utilizzo a casa, questo lo utilizzo in ufficio. Qui, come vi ho fatto vedere, c'è un movimento di vibrazione, dovete fare voi pressione, invece con quello di Oral-B c'è un movimento circolare della testina, quindi sono due approcci diversi alla pulizia. Però questo secondo me è un'ottima alternativa a chi non vuole acquistare un Oral-B. Adesso è arrivato il momento di parlarvi di quel prodotto prettamente femminile che vi accennavo all'inizio del video, ovvero una riccia capelli di Remington, altro brand che ho testato molte volte, che vi è piaciuto, però come ben sapete non è mia competenza testare prodotti di donne, quindi mi sono avvalso della facoltà di mia cugina, di mia sorella, per testare questa riccia capelli, e loro sono rimaste piacevolmente colpite dal fatto che in appena 10 secondi il riccio sarà perfetto e soprattutto è durato nei giorni. E ho testato perché due ragazze, perché hanno due tipologie di capelli diversi e quindi anche due temperature per arricciare il capello diverse. Infatti qui potete regolare fino a 9 temperature diverse con un massimo di 210 gradi. Grazie al rivestimento in ceramica infusa con il rame, la distribuzione del calore è ottima, migliore di alcuni concorrenti, e soprattutto il capello resta luminoso. In confezione troverete anche un guantino che è a nostro avviso fondamentale da usare, altrimenti rischiate di scottarvi. Troverete anche un astuccio, esteticamente la state notando, e c'è anche la possibilità di bloccare la temperatura, e poi autospegnimento smart nel caso in cui vi dimenticate di spegnere il vostro arriccia capelli. Dopo 60 minuti si spegnerà da solo. Il ferro conico da 13-25 mm è ideale per creare un riccio a spirale senza alcuno sforzo. Infatti sia mia sorella che mia cugina sono rimaste specialmente colpite dal fatto che, anche se non hanno mai utilizzato un prodotto simile, quindi erano delle principianti, il risultato è stato molto gradevole. Dunque loro lo consigliano e io mi sento di consigliarlo a chiunque cerca una riccia capelli che sia affidabile e che faccia bene il suo lavoro. Concludiamo questo video con un altro prodotto che in realtà non volevo includere in questo video, ma poi ho notato tramite alcune segnalazioni su Instagram che vi è piaciuto tanto dalle mie storie, e quindi vi parlo del mio diffusore d'aromi. Ha una capacità di circa 0,5 litro e bastano dalle 7 alle 10 gocce di un olio essenziale per profumare il vostro ambiente.
potete utilizzarlo sia a luce spenta oppure attivare una delle 7 combinazioni di colore disponibili. Potete anche impostare che sia stesso il purificatore a cambiare sempre colorazione durante la diffusione dell'aroma. Diffusione che potete impostare con un timer di 1 ora, 3 ore, 6 ore o addirittura continua. Secondo me il diffusore di aromi è un qualcosa che può veramente essere utile in un ambiente anche un po' piccolino come il mio, un ufficio, ma si sente davvero bene l'aroma anche in un bel soggiorno, perché l'ho regalato a mia madre qualche tempo fa ed è rimasta molto contenta di questo regalo. Infatti quando entrate in casa c'è sempre quella bella profumazione, quel bell'impatto che vi fa sentire a casa. Io non ho nient'altro da aggiungere, vi ho voluto presentare questi 5 prodotti che a mio avviso possono veramente piacere se state cercando qualcosa per la vostra casa di ornamentale, di utile, di smart. Naturalmente ce ne sono anche altri che vi voglio presentare, ma arriveranno dei video prossimamente, quindi non mi sono giocato tutte le carte in questo video qui. E niente, noi come sempre ci vediamo domani qui su YouTube. Se avete qualche dubbio o che domanda, lasciate un commento e io vi risponderò. Tutti i link, come sempre, qui sotto in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!